Ben ritrovati a tutti, amici appassionati di Calcio a 5, di nuovo con voi per quello che è l'ultimo appuntamento del 2015, prima della pausa invernale che durerà esattamente due mesi. Siamo a Valbondione, dove la formazione del Sole di Valbondione ospita la squadra del San Paolo d'Argon. Valbondione in maglia tenuta completamente bianca, San Paolo d'Argon dall'altra parte in tenuta viola ma con tanto di pettorina gialla dovuta alla dimenticanza di un giocatore della divisa. Allora l'arbitro giustamente ha cercato di ovviare facendo indossare appunto la pettorina in modo che così può giocare. Niente di grave, intanto attenzione subito alla prima conclusione. Adesso però vi racconto un attimo quello che è successo nella penultima partita. Voi sapete che noi abbiamo seguito l'incontro appunto fra la Fussas Caveias e il collettivo Confusione. Intanto c'è il gol. Rete di Piffari. Stavo ancora leggendo un po' la classifica, dopo un minuto il gol di Fulvio Piffari. Preso nota subito, partita che si preannuncia interessantissima e dicevo, dopo la sconfitta di sette giorni fa contro l'Amparanoia, non contro la Fussas Caveias, per 5-3 la squadra del Sole ha dovuto di nuovo abbandonare il primo posto in classifica, primo posto che adesso è occupato dalla Fussas Caveias e dal collettivo Confusione a quota 24. L'Edil Sole invece a quota 21 è solitaria al secondo, terzo posto se preferite, quindi la nuova Virtus Leffe e l'Amparanoia e ancora Arredamenti Cortinovis a quota 15, San Paolo d'Argon, la squadra che ospite questa sera in Alta Valseriana, e la ZA Servizi Immobiliari a quota 14, il Bar Spicchio a quota 13, l'Entratico 1998 a quota 10, Asitec 7 punti, Sarnico Orange con 4 punti a chiudere la classifica. Per quanto riguarda il San Paolo d'Argon, arriva dalla vittoria 3-1 praticamente ha vinto per 3-1 contro l'Asitec, no, il Sarnico Orange, chiedo scusa. Dunque arriva da una vittoria che l'ha risollevato un po' in classifica, adesso più o meno la metà classifica è a quota 15, però lì ci sono 1, 2, 3 squadre a quota 15, 2 squadre a 14, il Bar Spicchio a quota 13 e questa è più o meno la zona di metà classifica. L'alta classifica è occupata appunto a collettivo Confusione Fussas a quota 24, l'Edil Sole a quota 21. Poi invece la bassa classifica c'è l'Entratico 10 punti, l'Asitec 7 e il Sarnico a quota 4. Questo è quanto è successo nella decima partita, vi ricordo che questa è l'undicesima nonché ultima del girone di andata. Poi ci sarà, attenzione, intanto conclusione, sbaglia la deviazione sulla conclusione del portiere, non è riuscito a trovare la deviazione Monieri e dicevo, poi ci sarà la pausa invernale per esattamente due mesi, si riprenderà all'inizio di febbraio e naturalmente lì bisognerà tirar fuori tutta la grinta possibile per riuscire a recuperare questi punti. Vabbè, però poi non è detto, bisogna vedere cosa succede in questo ultimo turno del campionato. Vediamo questo calcio di punizione, sul pallone c'è Paolo Fornoni, due uomini in barriera, vediamo, poi vi darò le due formazioni, parte Paolo, conclusione a fondo campo. Allora il San Paolo d'Argon schiera con il numero 1 Federici, col 2 Gama, col 3 Monieri, il 6 Bordogna, con il 9 Martinez, con il 10 Nipoti, con l'11 Pagani, col 18 Guadalupi, l'allenatore Adriano Gilardi. Per quanto riguarda la formazione di casa, addirittura in 11 questa sera, mai successo, panchina più numerosa degli uomini che sono in campo, ve li cito tutti coloro che sono appunto nella rosa, con il portiere Roberto Conti, poi con il numero 1 Daniel Semperboni con il 3, Attilio Trivella col 4, Fabio Semperboni col 6, Omar Donati col 7, Enrico Conti con l'8,
con il 9 Manuel Simoncelli, che ritorna dopo tantissimo tempo. Manuel Simoncelli era fuori per un infortunio a una gamba che l'ha tenuto, non so se sul lavoro, durante il gioco, però ha tenuto lontano per parecchio tempo praticamente tutto il girone di andata. Adesso sembra aver ripreso e non è detto che stasera magari possa addirittura debuttare. Poi per quanto riguarda gli altri giocatori, con il numero 10 abbiamo Paolo Fornoni, con l'11 Fulvio Piffari, col 13 Riccardo Conti e dimenticavo anche con il numero 2 Eric Donati, che anche lui questa sera è nella rosa dei giocatori. Dunque sei uomini in panchina addirittura, 5 in campo, e dunque Fabiano Trivella avrà il suo bel da fare a gestire la squadra. Intanto c'è il calcio di punizione, vi ricordo che la direzione dell'incontro è affidata a Stefano Paganoni. La conclusione fuori bersaglio, colpisce con l'esterno sinistro Monieri, si riprende e qui c'è un fallo, vediamo, fallo commesso da Omar Donati, che viene ammonito dal direttore di gara. Vediamo il calcio di punizione, questa volta sul pallone Massimo Guadalupi. Vi ricordo 1-0 per il gol di Fulvio Piffari dopo un minuto di gioco. Parte la rincorsa di Guadalupi, vediamo, conclusione neutralizzata dal, come al solito, bravissimo Roberto Conti. Bello il pallone, forse un po' troppo lungo, infatti così è per Conti, che non riesce ad agguantarla. Allora riparte ancora con il portiere Federici, il pallone sui piedi ancora di Guada, no, era il numero 10 Nipoti. E poi attenzione, Martinez si gira, pallone buono per Piffari, il tocco per Donati, pallone che gli carambola male proprio sul piede destro e non riesce a deviare. Peccato, era la possibile azione del 2-0. Si riparte ancora con la formazione ospite, Federici ancora sul pallone verso Fabio Gama, lo va a chiudere Enrico Conti, palla in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio Gama, rimessa da parte di uno dei tre Conti in campo, vi ricordo il portiere Roberto, Enrico con l'8 e il fratello Riccardo col 13 per il momento in panchina. Il tocco, passaggio di ritorno, poi attenzione la conclusione, ancora Piffari scivola, attenzione la palla buona, Piffari che è l'arbitro che va a spiegare, protestavano per un fallo, voi sapete che nel calcio a 5 la scivolata non si può effettuare, viene penalizzata col calcio di punizione, reclamavano per una scivolata e l'arbitro Stefano Paganoni molto professionalmente gli ha spiegato che è caduto, che non è scivolato e la situazione era diversa. Guadalupi ha fatto cenno di aver capito, eccolo Guadalupi sul pallone. In campo c'è Federici con il 2 Gama, col 3 Monieri, con il 10 Nipoti e con il 18 Guadalupi per quanto riguarda la formazione di San Paolo d'Argon. Mentre per la squadra di casa, intanto attenzione, è impossibile, volevano un rigore ma naturalmente era impossibile da decretare, le mani proprio sul corpo. Tanto attenzione, il tocco tentativo di Fornoni verso Piffari non va a buon segno. Vi dicevo, in campo c'è Roberto Conti, poi c'è Enrico Conti, quindi Paolo Omar Donati, Paolo Fornoni e Fulvio Piffari. Questo è il quintetto della squadra di casa. Vediamo Piffari, il tocco verso Enrico Conti, bello il suo tiro cross. Non c'è nessuno pronto a deviare, peccato veramente. Intanto praticamente si adesso Fornoni avanza di nuovo nel suo ruolo più naturale e retrocede Omar Donati, l'anticipo di Donati nei confronti di Nipoti, poi ancora questa conclusione di Fulvio Piffari, pallone deviato in fallo laterale, rimessa in gioco, Roberto Conti con un retropassaggio, Fornoni, Paolo Fornoni con la fascia di capitano,
Gama interviene, poi tenta la conclusione sperando di trovare il portiere Conti fuori dallo specchio della porta, ma il pallone risulta altissimo. Diamo un'occhiata al cronometro per dirvi che siamo al decimo minuto, 1-0 risultato. Attenzione, la palla che è terminata in fallo laterale, si riparte ancora Enrico Conti che ha il suo bel da fare in due su di lui, può toccare dietro, non riesce, eccolo il pallone, buono l'1-2, peccato però è buono per Fornoni e Paolo Fornoni all'undicesimo minuto va a realizzare il gol del 2-0 colto in leggero controtempo il difensore, mentre c'è un cambio, esce Guadalupi ed entra con il numero 6 Roberto Bordogna. Undicesimo dunque, 2-0 per la squadra di casa. Piffari, attenzione, grande conclusione da parte di Federici, pallone che lambisce il palo di destra. Per noi che guardiamo è bello questo tentativo di Fornoni, non si chiude, poi arriva Enrico Conti, pallone che termina sull'anticipo del fantasista della formazione di casa, il fallo laterale. Federici, attenzione, Bordogna, conclusione appena alta, grande fucilata di Roberto Bordogna, pallone appena alto sulla trasversale, riparte ancora l'Edilsole, Conti scambia con Omar Donati, pallone rilanciato in avanti, colpo di testa, arriva Piffari, mette giù il pallone Paolo Fornoni, c'è il gioco pericoloso da parte di Fabio Gama e c'è il calcio di punizione già battuto. L'arbitro però giustamente dice attendi il fischio, fallo di seconda. Parte Paolo Fornoni verso Roberto Conti, del resto il tiro era indiretto, ancora bello, grande gol del bomber e arrivano gli applausi anche dalla presidentessa che questa sera è venuta a salutare i suoi ragazzi. Il presidente in tribuna sta abbracciando il nipotino tutto felice per questo gol che passerà alla storia. Tredicesimo, siamo sul 3-0. Bel gol veramente di Paolino e naturalmente il vantaggio diventa cospicuo mentre c'è un cambio. Esce Bordogna e c'è anche il time out chiesto da mister Gilardi, che naturalmente cerca di raccapezzare le idee lui e tutti i suoi giocatori. Allora andiamo a rivedere un attimino, non dico la classifica della quale vi ho già parlato, ma soprattutto i gol. Adesso come miglior attacco sono in due le squadre, anzi c'è il miglior attacco, la nuova Virtus Leffe, che ha 43 gol all'attivo, però ha anche una difesa diciamo piuttosto perforata visto che ne ha subiti 33, poi a quota 41 c'è il collettivo Confusione l'Edilsole con 41 gol, il collettivo Confusione ne ha subiti 25, l'Edilsole dopo la sconfitta di, per 5-3 di settimana scorsa di gol ne ha subiti 28, comunque rimane sempre una delle difese tutto sommato meno perforate. L'attacco invece più sterile è quello dell'Asitec che finora in 10 incontri ha realizzato soltanto 18 gol e ne ha subiti ben 39, e l'attacco più perforato in effetti è quello della Sarnico Orange che a fronte di una diciamo così di una segnatura abbastanza cospicua, 31 gol fatti da parte del Sarnico Orange, la difesa però sicuramente. Attenzione, intanto non si è capito Roberto Conti con Paolo Fornoni,
e ne approfitta il numero 3, mi è parso di vedere il numero 3 ha realizzato per il gol del, stavo guardando ancora, attenzione, altra situazione, questa volta Gama non riesce, però attenzione a queste situazioni, la difesa un po' ballerina. 14esimo gol di Monieri, altra situazione, non perdiamo troppi palloni lì altrimenti diventa davvero critica. Due interventi da parte del portiere Roberto Conti, che adesso va a sedersi in panchina, si è fatto male forse Conti, infatti vediamo che va a guardare il suo ginocchio che già ha delle protezioni, problema per lui, vediamo, è un bel problema, visto che è caduto male proprio sull'azione del gol, e certamente questo potrebbe essere un grave, grave handicap. Speriamo che possa rialzarsi Cioffi. Poffi. C'è stato il time out chiamato da Fabiano Trivella. Il risultato è ancora saldamente nelle mani della formazione di Valbondione, però non bisogna concedere questi spazi agli avversari che hanno dimostrato di saperne approfittare. Calcio d'angolo, sul pallone c'è Nipoti. Attenzione, ancora l'anticipo, palo. E poi questo pallone che viene sospinto in avanti da Omar Donati, lo riprende il portiere Federici che avanza verso la zona centrale del campo, fa partire la conclusione, palla ribattuta in fallo laterale, va alla rimessa Monieri che dovrebbe essere l'autore del gol, poi vado a sincerarsi, avanza ancora Federici, il tocco verso Nipoti e poi ancora Federici, Gama, il problema di girarsi, vediamo, dribbling di Gama su Paolo Fornoni, il tocco verso Guadalupi costretto al retropassaggio, avanza Federici, attenzione perché può andare al tiro, il servizio verso Guadalupi non era poi nemmeno male, Guadalupi però non ci arriva davvero per poco. In avanti Omar Donati, scambia con Enrico Conti, da questi a Roberto Conti, chiama qualcuno, poi va a servire Donati, elegante lo stop di petto, Donati, la conclusione ribattuta in calcio d'angolo e dunque occasione per la formazione di casa con una bella azione di Donati, ancora il lancio, poi Donati disturba ma non riesce a prendere il pallone, tentativo e Fornoni che va a interrompere la trama di Fabio Gama proprio nel cerchio di centrocampo e commette il fallo. Siamo al 16esimo, perché bisogna tener conto dei due minuti di sosta, la nostra regista mi ha bacchettato, in pratica mi ha detto non stai attento nemmeno a quelle cose lì. 16esimo e 30 di gioco, attenzione Monieri e ancora una volta Toffi si distende. Ancora dal calcio d'angolo, Conti, forse c'era il fallo su di lui commesso proprio da Monieri, mentre c'è un cambio, esce Fabio Gama ed entra con il numero 11 Simone Pagani. Pagani dunque ha preso il posto in questi ultimi minuti del numero 2, mentre avanza Roberto Conti, Paolo Fornoni con i piedi, Federici, poi un retropassaggio a Conti che smista verso Enrico, Paolo Fornoni questa volta non gli gira il pallone, non riesce a trovare il varco, però l'azione è costruita ancora molto bene, attenzione Nipoti, Fabio Nipoti che si trascina il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco, l'1-2, Piffari non ci arriva.
18esimo ormai, due al termine, secondo il cronometro della nostra Emi Moretti che è dietro la telecamera. Vediamo pallone, attenzione, è libero e va Fulvio Piffari, conclusione, il gol. Gol del 4-1 al 18esimo e 30 da parte di Piffari. Attenzione, Fornoni guadagna ancora il pallone, l'1-2 troppo lungo, ancora fra Piffari e Fornoni, il rinvio da parte di Monieri, palla direttamente a fondo campo, si riparte con Roberto Conti, scambia con Enrico, ancora Roberto, scodella il pallone nella metà campo avversaria, retropassaggio di Guadalupi, tocco in avanti, vediamo, c'è il numero 11 Pagani, viene fermato da Omar Donati che usa anche le maniere dure per fermare il giocatore avversario, è nel DNA della famiglia di Omar Donati. Attenzione, vediamo Guadalupi, conclusione vicinissima al palo alla sinistra di Roberto Conti. 4-1 il punteggio. Fulvio Piffari vince il primo tackle e poi di punta al 20esimo ormai, ancora Piffari che va a realizzare 5-1, va a realizzare la sua tripletta personale, due gol di Fulvio Piffari, tre gol di Fulvio Piffari, due da parte di Paolo Fornoni, dunque un 5-1 che per il momento la dice lunga su quella che è la supremazia dimostrata in questo primo tempo. Per quanto riguarda la differenza reti fra quelli fatti e subiti, sono a più 5 quelli del San Paolo d'Argon, ne hanno fatti, bello, peccato, sfortunata l'azione da parte dei giocatori con un colpo di testa che è andato sul palo e poi la conclusione da parte di Pagani. A fondo campo ancora Fornoni, non trova questa volta l'angolino lontano, scambia il portiere, rischia qualcosa sull'attacco di Piffari, pallone che poi termina in fallo laterale. Abbiamo superato il 20esimo di gioco, anzi oserei dire quasi 21esimo, l'arbitro lascia giocare ancora, ma la partita è ormai agli sgoccioli. Vediamo perlomeno il primo tempo, parziale di 5-1 per la squadra in maglia bianca, si riparte ancora, 21esimo in questo preciso istante, un minuto di recupero, ancora Federici, corre ancora qualche rischio, il tentativo di scambio da parte di Enrico Conti, palla in fallo laterale per la rimessa in gioco. Vediamo ancora il pallone in profondità, 3 contro 1, c'è la possibilità ancora di un gol, Conti, e Conti non riesce a trovare, forse poteva toccare verso Piffari, ma voleva il gol personale, non l'ha trovato e finisce qui il primo tempo con il risultato di 5-1 a favore della formazione di casa. Ribadisco i parziali, al primo minuto il primo gol di Piffari, all'11esimo il raddoppio di Fornoni che mette a segno al 13esimo la sua doppietta personale e poi al 14esimo il gol di quello che era l'1-3 di Monieri, al 18esimo Piffari, secondo gol per lui, al 20esimo ancora Piffari per la sua tripletta personale. 5-1, un parziale che dovrebbe dire insomma che la squadra di Valbondione sicuramente questa sera può portarsi a casa i tre punti, vedremo fra poco nei secondi 20 minuti di gioco. È iniziato in questo preciso istante il secondo tempo, amici sportivi, vi ricordo siamo a Valbondione nel corso dell'ultima partita del girone di andata del campionato di calcio a 5 del CS di Bergamo, siamo nel gruppo B, girone B, dove la formazione dell'Edilsole del presidente Sergio Donati sta affrontando la squadra di San Paolo d'Argon.
al termine dei primi 20 minuti il risultato è abbondantemente nelle mani della squadra di casa, 5-1 il punteggio, grazie ai 3 gol di Piffari e 2 di Paolo Fornoni e al gol della bandiera, lo possiamo definire così. Attenzione intanto ancora Fornoni e la palla che passa in mezzo alle gambe di Bordogna, Fornoni poi scarica il destro, ma questa volta la risposta di Federici è stata davvero essenziale. La rimessa dal calcio d'angolo, attenzione, la palla controllata ancora da Paolo Fornoni che cerca qualcheduno a cui dettare il suggerimento, trova, bello il dribbling ancora di Piffari, poi inciampa nel pallone con Gama che va a chiedere scusa, sembrava quasi fosse inciampato Piffari, ma probabilmente ha perso l'equilibrio per un contatto che c'è stato con Gama. Calcio di punizione, siamo a metà strada fra la metà campo e la linea di porta, dunque deve trovare sicuramente una bella conclusione Paolo Fornoni. Vediamo, parte la sua rincorsa, mamma mia, qualcheduno lì ne ha fatto le spese con una parte del corpo, viene avanti però la squadra in pettorina gialla. Pallone ribattuto, Federici, attenzione perché ha dimostrato di saper calciare bene. Gama sul pallone, cerca il dribbling, non riesce ad andare via ad Omar Donati, poi il pallone verso Nipoti. Gama, la rimessa, ancora Federici, ancora Gama. Va verso il centro, Piffari lo disturba. Bello l'1-2, c'è la possibilità da parte di Bordogna di andare a concludere. Palla però in fallo laterale, rimessa e arriva con la punta del destro, del piede destro Gama, ma la sua conclusione risulta alta sopra la trasversale. Subito riconquistano il pallone quelli di San Paolo, poi lo perdono per l'intervento di Piffari che però si aiuta col braccio sinistro. Calcio di punizione, si riparte, già battuto Nipoti in mezzo a due, arriva Fornoni e c'è la possibilità, Piffari cerca di andarsene, Gama che gli si pone davanti e praticamente fa ostruzione e dunque l'arbitro, che vi ricordo è Stefano Paganoni di Fiorano al Serio, forse di Verto, adesso non mi ricordo, cambia poco, del CSI di Bergamo, che fischia il calcio di punizione a favore della squadra in maglia bianca. Donati, Paolo Fornoni cerca la conclusione, trova però il corpo, il piede per meglio dire, proprio di Fabio Gama, che devia in fallo laterale per la rimessa in gioco a favore della formazione in maglia bianca. Siamo al quarto minuto dall'inizio del secondo tempo, 5-1 il risultato, con Roberto Conti che amministra il possesso, va, sbaglia il lancio, ancora un errore e arriva questa volta Omar in perfetta scelta di tempo ad anticipare Nipoti e Guadalupi che erano pronti a calciare in porta. Palla in out, rimessa di Guadalupi, si fa vedere, eccolo lì Nipoti, però intercetta Piffari, vediamo, è libero dalla parte di là, non l'ha visto Enrico Conti, era libero Piffari. Comunque la palla termina in out, la rimessa è a favore della formazione in pettorina gialla, la effettua, l'arbitro dice da ripetere, il pallone era dentro il campo, eccolo. Si può ripartire con Federici che scambia ancora con Guadalupi, Gama, la conclusione e c'è ancora un contatto con Gama che è bravo, lui si scusa con tutti, però ogni tanto ne trascina due o tre in terra. Però il suo modo di giocare quantomeno è corretto e chiede scusa all'avversario. Calcio di punizione, Omar Donati scambia con Enrico Conti, Roberto Conti, ancora Omar, Paolo Fornoni, vediamo, tenta l'azione solitaria, poi desiste, riesce, cerca l'1-2, palla rinviata ancora sul filo del fallo laterale e la rimessa di Nipoti. Ancora il pallone, Conti troppo lungo per Fulvio Piffari. Palla in fallo laterale, rimessa in gioco di Guadalupi, avanza Federici, tocco verso Nipoti, retropassaggio e il pallone fermato con le mani
È vero, gli è arrivato in grembo, Piffari dice, non potevo tagliarmele. Vabbè, attenzione, Federici deve allontanare di potenza il pallone. Se arrivava al rimpallo potevano essere dolori. Rimessa in gioco, Roberto verso Enrico Conti, ancora Roberto, pallone in profondità verso il portiere Federici. Gama, arriva Piffari, controlla ancora Gama che ne fa fuori ancora uno. Effettivamente ancora una spinta di troppo da parte del numero 2 che sicuramente sta giocando con intensità. Bella la conclusione di Enrico Conti che però non trova l'angolino. 6, c'è stata la deviazione peraltro del portiere Federici. 6 minuti nel corso del secondo tempo, Fornoni, e c'è il gol del 6-1. Siamo al sesto del secondo tempo. Mentre c'è un cambio, anzi esce, due cambi. Esce Guadalupi, rientra Monieri, mentre nelle file del Ledilsole entra uno dei dirigenti, non posso dire dove lavora perché c'è il segreto industriale, comunque entra Fabio Semperboni che certamente porterà anche la sua esperienza. Bella ancora la conclusione di Federici che costringe alla deviazione, arriva Piffari ancora a disturbare il disimpegno di Gama. Federici in possesso al pallone, Nipoti, ancora Federici, Gama, può ricevere qua Monieri sulla sinistra, invece va alla conclusione, calcio d'angolo a favore della formazione e c'è il cambio, vediamo, è uscito Guadalupi, sì, è uscito Guadalupi ed è entrato con il, vediamo di chi si tratta, è il Martinez, è entrato Martinez, non ha la maglia ma nemmeno i calzoncini, però siccome mi hanno detto che è lui che ha dimenticato la divisa a casa, allora sappiamo che è appunto Martinez che fa Valdir Junior. Intanto conclusione di Nipoti, palla a fondo campo, pallone che si perde a fondo campo e il cronometro dice 8 minuti nel corso del secondo tempo. Siamo sul 6-1, vi ricordo il primo parziale era finito 5-1 a favore della squadra di Valbondione. Federici avanza, poi il tocco verso Gama che viene anticipato, cerca di rimettere Monieri al centro, pallone deviato in calcio d'angolo. Monieri ancora e grande parata sulla deviazione ravvicinata di Gama. Toffi che davvero compie un mezzo miracolo, forse non diciamo anche involontario perché si è trovato sulla traiettoria, però effettivamente è riuscito a deviare, perde il pallone Martinez, Paolo Fornoni, il tocco e grande l'azione fra Fornoni e Piffari con Federici che questa volta di piede sventa il possibile 7-1. Sono 10 adesso i minuti di gioco, conclusione quasi di alleggerimento da parte di Roberto Conti, il rinvio, palla deviata in fallo laterale. Siamo nella tre quarti in zona d'attacco, Monieri al tocco verso il portiere Marco Federici, parte Federici, conclusione deviata da Omar Donati e la rimessa in gioco, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta o perlomeno dell'area di rigore, nessuno la raccoglie o la devia. Si riparte ancora con Federici che va all'impostazione verso Monieri, pallone intercettato da Piffari, l'1-2 perde la palla, Nipoti, vediamo il suggerimento, non riesce Monieri a controllare il pallone, lo fa Gama, però il pallone è buono per Paolo Fornoni che tenta
un gol di giustezza con l'esterno destro, il pallone a fondo campo. Esce Fulvio Piffari ed entra Eric Donati, dunque metà famiglia Donati in campo. Metà famiglia in campo e metà famiglia sugli spalti, la famiglia del presidente, del presidentissimo Sergio Donati. Federici ancora, ricordo parziale, ormai siamo all'undicesimo, parziale di 6-1 può essere più che soddisfacente, ma non bisogna mai mollare, perché nel calcio a 5 le cose fanno presto a cambiare. Grande intervento di Fabio, che riesce a rubare il pallone al suo diretto avversario. Altro cambio, esce Nipoti ed entra col numero 11 Pagani, Simone Pagani. Si riparte adesso, vicini al dodicesimo, 8 al termine, ancora un contrasto, l'ultimo a toccare è stato proprio l'ultimo entrato Pagani. Fabio Semperboni ha dato il pallone a Roberto Conti, bello il lancio, arriva Martinez, chiude la palla, l'azione in fallo laterale, poi arriva Eric Donati, conclusione in mezza girata, palla deviata dal portiere, Eric che cerca di servire il fratello Omar, pallone fuori misura, si distende Gama in due su di lui, perde il tackle, Eric Donati va sul fondo e poi non trova l'angolazione giusta per la conclusione, che termina fuori. Bella questa azione, bella anche la conclusione di Monieri, che però non trova lo specchio della porta. Fabio Semperboni, Roberto Conti verso Eric Donati, ancora Fabio che cerca di mettere ordine e soprattutto di non affrettare il gioco. Siamo vicini al tredicesimo, 12:40 per la precisione. 6-1 il risultato, vi ricordo 5-1 si era chiuso il primo tempo. Bello il pallone per Paolo Fornoni, che controlla, poi cerca in dribbling volante di andare alla conclusione, ribattuta, poi perde l'attimo per concludere una seconda volta in porta. Gama, il lancio di Gama, interviene Omar Donati, bello il suo anticipo, la palla in out per la rimessa in gioco da parte del numero 3 e si tratta di Monieri. Di nuovo il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco di Pagani, mentre si sta scaldando anche Riccardo Conti, conclusione, e è bravo Roberto Conti a valutare il pallone a fondo campo per la rimessa in gioco di Toffi, come è chiamato da tutti, il portiere dell'Edilsole, che si permette anche di palleggiare. Bravo Paolino, bello stop elegante, poi retrocede, adesso mira al possesso palla la squadra di casa, del resto non vuole assolutamente lasciare troppo spazio agli avversari. Palla a fondo campo, Federici scambia con Martinez, ancora Federici, Gama se ne va, attenzione, forse c'era una trattenuta, l'arbitro dà la regola del vantaggio e c'è il cambio, vediamo. Esce Paolo Fornoni, dunque, che lascia la fascia di capitano a Roberto Conti, va lui a mettergliela e dunque entra Riccardino, il parrucchiere di Villadonia, eccolo a toccare il suo primo pallone, linea tutta giovane, linea offensiva tutta giovane con Eric Donati e Riccardo Conti in avanti per questi ultimi 5 minuti di gioco. Risultato di 6-1 può essere una garanzia. Omar Donati commette fallo nei confronti di Pagani, calcio di punizione. Paganoni che va a dire a Donati: guarda che il fallo l'hai fatto, qui squiglie, si potrebbe dire così.
però proteste più che corrette. Attenzione al calcio di punizione, Monieri tenta l'angolino, ma lì ci arriva con i piedoni Roberto Conti, subito rimesso in gioco Federici, conclusione, deviazione da parte di Omar Donati in calcio d'angolo. Pagani verso Gama, sicuramente uno dei migliori dei suoi, perlomeno per quanto riguarda la continuità del gioco. E può ripartire Riccardo, eccolo lì, e questa volta Gama lo punisce con un fallo tattico, diciamo così, e c'è la munizione. Se ne stava andando in porta dopo aver vinto il contrasto. Riccardo che subisce anche un colpo. Calcio di punizione, è proprio lui che va a calciare, il più giovane di tutti, vediamo. Parte la sua conclusione, non era neanche male, ma la barriera devia in calcio d'angolo. La battuta di Omar non riesce a raggiungere Fabio Semperboni, riparte Gama e conclusione fuori dallo specchio della porta. Il rinvio da parte di Roberto Conti, la palla che termina in out, la lascia terminare Monieri. Parte, attenzione, la palla per Martinez, ma c'è Eric Donati in copertura, pallone che risulta troppo lungo. La rimessa in gioco di Roberto Conti, diamo un'occhiata al cronometro, sono 17 minuti di gioco. Attenzione Riccardo Conti, un retropassaggio, non raggiunge Eric Donati, però riconquista subito il possesso. Riccardo cede a Roberto, bella la finta da parte di Riccardo, come al solito look invidiabile per il più giovane dei fratelli Conti. Roberto non è comunque il fratello Enrico, che adesso è in tribuna, è in panchina. Tanto Martinez, conclusione, rimpallo, palla controllata da Riccardo che tenta un tiro però senza nessuna pretesa. Il risultato è nel cassetto, 6-1, mancano 2 minuti e mezzo, e qui il grande Fabio che conquista un bel pallone, vediamo se riescono a sviluppare un'azione ancora pericolosa. Devono ripartire ancora con Fabio Semperboni, vediamo. Fabio verso Eric Donati, conclusione, non è troppo profonda, il portiere Federici alla meglio. Martinez, bello il tocco verso, e c'è il gol di Martinez, lo scambio con Pagani, e al 18° arriva il gol del 6-2. Manovra ben orchestrata da parte dei due. Attenzione Fabio Semperboni tenta una conclusione, non trova lo specchio e si riparte ancora con Monieri verso il portiere Federici. Martinez in avanti, Federici, Gama, suggerimento verso Pagani cerca di stringere, conclusione deviata o smorzata se volete. E poi qui c'è ancora, attenzione, sono in due. Sbaglia però la più ghiotta delle occasioni e poi si immola Riccardo Conti a deviare in calcio d'angolo, battuto, non riesce la deviazione di Gama, palla deviata da un giocatore dell'Edilsole, mentre c'è un ulteriore cambio, esce Omar Donati ed entra anche il numero 4, Attilio Trivella, eccolo qua Attilio, per lui poco tempo, un paio di minuti, forse nemmeno, ma sicuramente la possibilità di festeggiare questa vittoria. E per quanto riguarda la classifica, ormai credo che di vittoria si possa trattare visto il parziale, si tratta dell'ottava vittoria su 11 partite, 8 vittorie e 3 sconfitte, nessun pareggio per la squadra di Valbondione, che dunque con questi 3 punti sale a quota 24 in attesa di vedere che cosa faranno le due squadre che già di punti ne hanno 24. Comunque una classifica sicuramente bellissima, una classifica delle migliori classifiche da quando la squadra è approdata nel gruppo B.
Siamo al 20esimo, già scoccato, calcio di punizione. Vediamo sul pallone Monieri, c'è il tentativo diretto in porta e con 30 secondi finisce qui 6-2 il risultato. Vi ho già ricordato alla fine del primo tempo il 5-1 per i tre gol di Piffari e i due di Fornoni. Al sesto del secondo tempo Paolo Fornoni, anche lui, realizza la sua tripletta personale e poi al 18esimo il gol di Martinez per il 6-2 finale. Dunque ancora una vittoria, dicevo l'ottava per la formazione dell'Edilsole, 8 su 11 è davvero un bel bottino, 3 sconfitte purtroppo che però non hanno assolutamente... non hanno assolutamente pregiudicato il cammino della squadra. Arriva intanto Fabio Semperboni, anche perché gli devo chiedere se ha fissato la data, perché me l'aveva promesso, la data del matrimonio me l'aveva promesso nell'ultima partita, quando, visto che anche stasera c'è qua la sua promessa sposa. Allora partiamo subito così, dopo una vittoria facciamo le cose serie. Quando è che ti sposi? La data è segreta, non posso dirvela adesso. Tanto siete invitati tutti, per cui ti avviso prima. Va bene, dai. Allora, 8 vittorie su 11 partite, un gran bel cammino, dai, nulla da fare. Peccato la sconfitta di settimana scorsa che vi ha posto in seconda posizione, però campionato è davvero bello lì davanti. Sì, il campionato è bello. Diciamo che la sconfitta della settimana scorsa erano all'altezza, è una buonissima squadra. Noi mancava qualche giocatore, per cui è il momento un po' critico di influenze e problemi di vari, però stasera ci siamo rifatti e siamo lì. L'importante era restare nei primi tre prima del riposo. Beh, dobbiamo dire che state proponendo un bel calcio, quello che posso dire dall'inizio, che sicuramente quest'anno si vede che vi siete preparati un attimino meglio fisicamente. Sì, abbiamo fatto una bella preparazione tutti assieme, poi con l'aiuto anche di Fulvio, che comunque in casa quando può ci dà una mano. Ci siamo preparati bene, come hai detto tu, le gambe vanno, per cui il fiato è buono e riusciamo poi a portare a casa i risultati. Certo, poi grande intesa, Paolo e Fulvio lì davanti, insomma anche stasera 6 gol, loro due, 3 ciascuno, vuol dire che la coppia funziona. Sì, funziona perché poi Paolo è il nostro bomber, ormai è vicino ai 300 gol. Per cui deve farci la promessa prima della fine del campionato e si sta impegnando al massimo. Va bene, meno male, dai, meno male. Al di là di tutto che poi vedo anche stasera è bello giocare con queste squadre. Sì, come del resto siete voi, grintosi ma mai fallosi proprio per fare il fallo determinato. Sì, quella è la cosa bella che abbiamo notato quest'anno, perché più qualità. La qualità è in campo, la sportività, ecco, quello è una cosa bella, perché quando inizi poi partite che sono un po' rognose non è bello sia per noi che per gli altri, perché poi sai, si scaldano un po' tutti gli animi e va sempre, qualche volta non va a finire proprio bene. Invece quest'anno abbiamo trovato squadre di alto livello e è un bel calcio, ecco, si può vedere un buon calcio. Possiamo davvero dire così. Che Natale sarà e dove lo passerai? Perché vedo che ti sta guardando un po' maluccio. Come si chiama la signorina? Giada, ti sta guardando male. Natale sarà? Natale sarà sulle piste da sci, mi sa. E poi scendiamo a Rizzola sicuramente, e poi un bel pranzo in compagnia come al solito. Va bene, quello è l'essenziale, insomma, sì. Con gli amici, in compagnia e via, poi sarà quel che sarà. Ma sì, dai. Comunque buone feste a voi che siete ormai i nostri portafortuna, possiamo speriamo, dire, dai. E buone feste a tutti quelli che ci seguono. Grande Fabio, ciao, buone feste anche a te e a tutti i tuoi, grazie. E adesso vediamo anche Gilardi, eccolo qua l'allenatore della squadra di San Paolo d'Argon, loro sono a metà classifica, buonasera Gilardi. Buonasera. E insomma questa sera forse un po' di valore in più quelli del Valbondione l'ha messo in campo. Sì, sicuramente. Lo sapevamo che era una trasferta difficile, noi dobbiamo salvarci, speriamo di fare i punti che servono per salvarsi, perché 4 retrocessioni sono molte su 12 squadre. Ecco, io questo regolamento lo contesterei un attimino, perché effettivamente dal nono posto in giù bisogna guardarsi, non dico 3-4 punti, sei più verso l'alta classifica o la metà classifica, invece sei subito giù, invischiato lì nel... Esatto, secondo me è esagerato, avrebbe voluto fare magari la prima sale, magari seconda e terza fase dei playoff e magari le ultime tre o le ultime due o tre vanno giù,
quattro squadre sono molte. E sì, soprattutto su 12. Su 12, è un 33% che mi sembra parecchio, sinceramente. Guarda, comunque i mezzi mi pare che li avete, c'è dentro, ho visto Gama, un bel giocatore sicuramente, non lo scopriamo adesso, e anche Martinez, nonostante sia entrato negli ultimi minuti, però ho visto che hanno un buon possesso palla. Poi vabbè, Guadalupi che ha esperienza, così dai, non è una brutta squadra. Sì, no, no, noi lottiamo per salvarci, in questo momento saremo salvi, finito il campionato se finisse oggi, purtroppo non finisce oggi, però vediamo di fare al ritorno quei 14-15 punti che serviranno per salvarsi, fino a 28. Bravo, raccontiamo la storia del San Paolo d'Argon Calcio a 5. Beh, San Paolo d'Argon Calcio a 5 è un gruppo di amici che è nato un po' di anni fa, erano partiti dall'ultimo girone e pian piano sono saliti, finché l'anno scorso hanno vinto il gruppo C ai danni del Sarnico, e quest'anno per la prima volta si affacciamo al gruppo B. E neanche a farlo apposta, domenica, settimana scorsa avete battuto il Sarnico, giusto? Esatto, esatto, esatto. Io sono quest'anno per il primo anno, sono qui a San Paolo, faccio responsabile del settore giovanile a San Paolo Calcio e alleno anche questi ragazzi qua. Stiamo cercando di fare qualcosa di buono, di poter salvare la squadra, ecco. Mi pare di sì, insomma, io sono stato recentemente a San Paolo a fare la telecronaca per quanto riguarda il campionato di promozione Pradalunghese San Paolo d'Argon, e devo dire che là la squadrettina è tutto sommato buona, anche se non è un momentino felice, sto parlando della FIGC naturalmente. Sì, Pradalunghese è una bella squadra, San Paolo anche, erano nati per salvarsi, credo che la squadra abbia le possibilità per salvarsi bene in promozione. Bene, che Natale sarà anche per voi? Spero sereno e un buon anno, e speriamo nella salvezza del 2016. Grazie, tanti auguri. Grazie, arrivederci. Grazie. Benissimo, allora noi andiamo a concludere e questa sera facciamo un'eccezione, prendiamo la presidentessa e la facciamo parlare per fare gli auguri a tutti i tifosi di Valbondione. Va bene, auguri a tutti, basta. Buon Natale. Buon Natale. L'ultimo dell'anno dove vai a fare a festeggiare? Dicono che il 2016 sarà un anno felicissimo per tutti, perciò bisogna festeggiarlo. Per me di sicuro è felice quest'anno. Sì. No, quest'anno. 15. Per me il 2015 è felice, data importante. C'è un motivo? E certo, 50 anni, più bello di così. Bene. Allora, doppi auguri, poi grazie. Speriamo da qui in poi altri 50. E questi sono i miei primi 50 anni, poi. Puer Sergio, altri 50. E eccola Giada, eccola qua, vieni. Dai, questa è la signora Donati, però il suo marito mi ha detto non intervistarla. Giada invece la intervistiamo. Ma è vero che non avete ancora fissato la data? No, non ancora. Ma tu, segreta. Tu insisti o è lui che fa il furbo? Fa il furbo. Sì, costringilo, perché quello lì nicchia, sai che noi va uomini... Va bene. Farò. Comunque, al di là di quello, l'importante è che andiate d'accordo. Poi. Sì, dai, è bravo. Sì. Meno male. Benissimo, concludiamo qui. Vediamo se arriva anche il presidente a fare gli auguri. Niente, lo vedete lì. La nostra Emi lo va a cogliere, sta facendo. Bene, salutiamo anche Stefano Paganoni, l'arbitro, facciamo gli auguri anche a te e andiamo a concludere. Ci siamo dilungati, ma ne valeva la pena. È l'ultima di questo 2015 e adesso ci saranno 2 mesi di pausa e ci saranno, per chi può, ahimè, e questo è un tasto dolente, 2 mesi di belle mangiate, chissà mai, e anche belle bevute, io no. Vabbè, comunque pazienza, ci rifaremo appena starò un pochettino meglio. Grazie a Emi Moretti dietro alla telecamera, a voi che avete avuto la bontà di seguirci, non mi resta... Naturalmente avrò occasioni di farlo ancora, che augurarvi davvero un felice Natale e un felice 2016. Mi auguro davvero che possa essere, con la massima semplicità, possa essere davvero bello per tutti. Grazie, buona settimana a tutti e a risentirci.